cuoce di tutto. Salve, buongiorno, mi chiamo Perillo Domenico Antonio. Sono stato ricoverato al Caldarelli di Napoli per 20 giorni. Me l'hanno mandato a casa. Ho chiesto di farmi il tampone, non me l'hanno fatto. Mi dovevo operare alla gola, alla trachea o una stenosi. Mi hanno portato all'ospedale, mi hanno mandato all'ospedale a Roma, al Sant'Andrea. Sono arrivato qua ieri e mi hanno fatto ieri primo 31 marzo, mi hanno fatto gli esami, mi hanno fatto il tampone. Stamattina è venuto il medico e mi ha detto che sono positivo al coronavirus. Ho chiamato all'ASL di Napoli. Abbiamo chiesto di fare il tampone a tutte le persone che sono state in contatto con me. Nessuno mi ha risposto. Non hanno fatto ancora il tampone. Hanno detto che devono stare in quarantena e senza sintomi non fanno il tampone. Non è giusto. Lo Stato ci sta rompendo il cazzo, ci sta rompendo i coglioni. Non ci tutela per il lavoro, non ci tutela per la malattia, ci stanno scassando le palle. Sono una razza di ignoranti. Abbiamo al governo gente di merda che non si interessa dei cittadini. Dobbiamo rivoltarci perché sono tutti ladri e coglioni e non fanno nulla, non fanno un cazzo per noi.